Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti dopo un po' di tempo in questo nuovo 2 Minutes Rap. Oggi siamo qui in un video molto veloce, come tutti i 2 Minutes Rap, in cui cercherò di parlarvi in meno tempo possibile di uno dei rapper secondo me migliori in questo momento, che stanno poppando, quindi che stanno uscendo proprio in questo periodo. Ovviamente stiamo parlando di Lil Tecca, e prima di cominciare vi ricordo di seguirmi su Instagram, trovate tutto qua sotto, ma saltiamo questi inutili convenevoli e iniziamo subito a parlare di Lil Tecca. Intanto mi piace tantissimo, è giovanissimo, nato nel 2000, è veramente freschissimo e porta un mood molto happy, non so come dire, che è molto rilassato, molto tranquillo, chill, felice, però allo stesso tempo fa di quei pezzi che se li metti magari con della gente che conosce le tracce o in serata e cose così, prendono bene e gasano anche, diciamo. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista dello stile, mi piace tantissimo. Dal punto di vista contenuti, comunque non dice neanche troppe stronzate, cioè sì, ok, dice stronzate però le dice bene, che è il concetto essenziale secondo me, perché non so come dire, anche Ski Mask di base dice stronzate però le dice da Dio. Lui dice cose che non sono pensatissime, eccetera, roba tipo I got black, I got white, what you want, che nel senso non è che sia proprio ricchissima di significato, però non sono testi a livello Lil Pump, ma non sono neanche testi a livello J. Cole, ecco, mettiamola così. Quindi da questo punto di vista ovviamente cala un po', però secondo me rimane comunque bravo, nel senso mi piace comunque. È giovanissimo, sta uscendo ora, ne stanno parlando veramente sempre più persone, ne abbiamo parlato anche noi qualche settimana fa per parlare dei 5 rapper più freschi che stanno poppando ora, che stanno uscendo, e quindi sì, riconfermo questa mia teoria. Secondo me Tecca sarà uno dei prossimi rapper, di quelli che faranno il futuro del rap palesemente, perché è veramente troppo troppo avanti, secondo me mi sta piacendo veramente tanto. Poi magari è un Wanted Wonder e muore domani. Canzoni, mi suggerisco ad esempio di Did It Again, che in realtà secondo me è la più bella. E comunque sì, secondo me è un artista che merita, giovane, eccetera, dovrei avervi detto tutto. Quindi anche questo video di oggi, molto veloce, finisce qua. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like, io vi saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video.